accettato Cosenza perché mi sono trovato alla fine in una situazione un po' particolare, però quando ho sentito il mister ho subito accettato Cosenza perché per me deve essere un anno importante, un anno dove sappiamo che sarà dura, ma sono convinto che con la squadra che c'è possiamo veramente divertirci quest'anno. Io sono arrivato veramente da pochissimo, è il secondo allenamento questo che faccio con la squadra. Devo dire che il mister mette dentro tante cose belle, tante situazioni di gioco dove ci dobbiamo conoscere ancora tanto, ma noi, io lo conosco, il mister Francesco pure che è arrivato, e diciamo che cerchiamo di metterci subito dentro e capire un attimo come, cosa chiede il mister. Io sono, oltre a essere un giocatore, sono una persona dove rispetto dove vado, e io penso che per i tifosi il giocatore che va in campo deve dare tutto. Io come giocatore, come ragazzo, l'ho sempre fatto e fa di mio quello che è una delle mie caratteristiche, cioè non mollare mai, e ovviamente con questa maglia è ancora più bello perché comunque sono della provincia di Cosenza e quindi è un'altra bellissima cosa. E niente, quello che posso dire è che quando andrò in campo darò tutto, quello è poco ma è sicuro. Ho avuto, diciamo, nel settore giovanile un po' di situazioni dove magari un giovane poteva mollare perché mi avevano detto che non potevo giocare a calcio, quindi quando mi hanno mandato via dalla Regina al settore giovanile mi dicevano no, sei piccolino, non puoi giocare a calcio. E diciamo che per me è stata, devo dire, la mia famiglia, devo ringraziarla perché mio padre mi ha sempre fatto credere in te stesso, devi sempre credere, e poi alla fine aveva ragione, i frutti del lavoro poi si prendono. I casi poi sono tornato a Reggio e sono stato anche un anno benissimo, quindi c'è solamente da parlare bene a Reggio. E niente, adesso sono qua, sono contento, non vedo l'ora di stare bene fisicamente, che è la prima cosa, e poi dare un contributo alla squadra.